Io, ok. Sì. Vai. Stavi dicendo, scusa, che hai ascoltato me e Giuseppe che dicevamo. Ho sentito il video che avete fatto qualche giorno fa in relazione alla difficoltà della diciamo comunicazione in senso ampio, nel senso che ha una redditività bassissima, un rendimento proprio pari a zero e soprattutto non riscontrabile. Tu che fai il comunicatore per professione e soprattutto il, diciamo, il consulente, diciamo, l'istruttore, ecco, di quello che riguarda, diciamo, la capacità comunicazionale da parte di, delle persone che seguono i tuoi corsi, sai benissimo che anche già facendo il corso, nello stage del corso, vanno fatti degli step per verificare se la comunicazione che tu hai dato è stata recepita o meno e quindi l'efficacia sia effettiva e vera e diciamo riscontrabile, ecco. E questo purtroppo nella massima parte della comunicazione a livello globale non è possibile, tu lo sai bene, perché una cosa è fare il feedback in un'aula di lezione, un'altra cosa è andare a cercare di capire che cosa ha capito uno da un messaggio che gli è apparso in pubblicità o piuttosto che in un telegiornale e così via. E quindi è un problema, fra i tanti problemi che sono legati alla difficoltà della comunicazione. Non era, diciamo, il motivo per cui ti ho cercato, non è stato tanto il fatto, diciamo, di disquisire in generale sulle difficoltà della comunicazione nel momento in cui, come Bill Gates aveva perfettamente percepito già 20 anni fa, la comunicazione è talmente tanto massiva che diventa ossessiva, diventa oppressiva e per cui c'è difficoltà a immagazzinarla in maniera normale, diciamo così, fra virgolette, nel senso di accettazione volontaria della comunicazione. Quando diventa una ingurgitazione continua, massiccia, con l'imbuto viene anche il vomito alla comunicazione, no? Faccio sempre dei riferimenti molto crudi ma comprensibili, no? Io anch'io nel mio piccolo mi occupo di comunicazione da 35 anni e anch'io, insomma, anche se non al tuo livello, un po' diciamo sono infarinato, ecco, diciamo, una volta si diceva infarinato, perché non faccio il pasticcere, il fornaio di professione, ma comunque faccio il pane in casa e quindi so come si impasta la farina e quindi ogni tanto anch'io mi infarino. Allora il motivo per cui ti chiamavo è inerente alla nostra comunicazione, quello che ci tocca da vicino e soprattutto che dobbiamo cercare di fare al meglio e quindi cercare di portare avanti un procedimento di comunicazione unidirezionale e soprattutto del tutto rivoluzionaria, diciamo evolutiva, in modo che si riesca noi a portare a conoscenza della popolazione quanto più ampia possibile che esiste una serie di soluzioni alla difficoltà attuale e che dalla difficoltà attuale se ne può uscire. Uno dei motivi per cui ho avuto degli screzi in passato con Giuseppe e abbiamo avuto anche dei momenti, diciamo, di incomprensione l'uno con l'altro, è stato proprio per questo motivo. Cioè abbiamo discusso e siamo stati anche un bel po' di tempo in, diciamo, non dico pessimi ma non buoni rapporti,
proprio perché c'era stata questa discussione animosa e animata proprio su questo argomento. E cioè, io che cosa dicevo? Io dicevo che Alba Mediterranea avrebbe dovuto già un anno e mezzo, due fa, quando abbiamo avuto questa, due anni fa, era più o meno a novembre, sì, del 2011, sì, a novembre del 2011 abbiamo avuto questa discussione. Perché? Perché dopo che avevamo creato Alba Mediterranea e che diciamo era già in fase di maturazione, in fase di operatività, no? Per cercare di portare avanti questo progetto, ci siamo accorti che su alcune cose, alcuni concetti divergevamo, su alcuni concetti avevamo delle opinioni diverse. E quindi ecco, io che cosa dicevo? Dicevo che Alba Mediterranea si doveva strutturare come partito, perché come partito poteva fare azione e non solo comunicazione, perché la comunicazione è una parte. La comunicazione, come si intende oggi, diciamo normalmente, cioè la descrizione vocale, auditiva, visiva o di qualche altra forma mediatica, comunque è solo parole scritte o recitate o viste, comunque sia, sono solo parole. E tu sai bene invece che da comunicatore il massimo della comunicazione, della trasmissione del messaggio è la azione, cioè la dimostrazione pratica con l'esempio del fatto che tu vuoi propagare, che tu vuoi comunicare alla gente. Quindi il 100% della comunicazione si ottiene solo in questo modo, soprattutto solo in questo modo di persona. Allora io dicevo appunto che Alba Mediterranea doveva diventare un partito, perché come partito, e infatti dopo circa un mese e mezzo, diciamo, questa discussione con Giuseppe, io e altri siamo andati all'ufficio delle entrate a registrare Alba Mediterranea come partito, non come società ONG o qualunque altro tipo di soggetto. Abbiamo registrato Alba Mediterranea come partito perché come partito abbiamo la possibilità di agire politicamente e non solo, anche comunicazionalmente, verbalmente, visivamente, cioè possiamo fare azione politica sotto qualunque forma. E poi utilizzare tutti gli strumenti che sono messi a disposizione di questo tipo di soggetto giuridico. E quindi il motivo di questa diciamo discussione animata con Giuseppe era questo, cioè noi, io e altri, avevamo intenzione di portare avanti un progetto che fosse soprattutto il massimo della diciamo capacità comunicazionale da parte nostra nei confronti di quello che era il nostro messaggio, e non quindi solo puro e semplice messaggio verbale o scritto. Noi volevamo riuscire a ottenere quello. Lui invece, Giuseppe, e anche Giorgio, che hanno esperienze evidentemente diverse dalla mia, evidentemente ognuno agisce, poi tu lo sai bene, in base alle conoscenze che ha, in base alle esperienze pregresse che ha, in base all'indole che ha, e quindi ognuno poi è diverso dall'altro. Io ho, come tu sai, la massima stima di Giuseppe e di Giorgio, che considero quasi come dei fratelli, però anche con i fratelli ci si litiga, anzi con i fratelli, quando si è in un rapporto dialettico sincero, spontaneo, leale, sono i primi con cui ti meni, i primi con cui a faccia aperta ti confronti e ti litighi di brutto. Quindi ecco, quello che io ho fatto con loro e che continuano a fare sempre, e io lo faccio sempre con chiunque, tu lo sai che non mi nascondo dietro il classico dico che evito, o dietro che ne so, il perbenismo, il buonismo e cose del genere, che per me sono lontani mille anni luce dal mio modo di vedere, di essere e di pensare.
Quindi concludo, quando tu hai fatto questa digressione qualche giorno fa con Giuseppe, io mi sono visto perfettamente allineato con quello che dicevi te, perché fare solo comunicazione in questo momento non è più bastevole, non è più sufficiente. Ci vuole qualcosa di più, ci vuole qualcosa che incominci a essere efficace, a rendere operativo quello che si dice. Noi, io, Giorgio e altri, anche Giuseppe, diciamo una cosa concreta, reale, riscontrabile, archiviata e documentata, l'abbiamo sempre fatta, perché da oltre 10 anni, forse una quindicina, adesso non mi ricordo manco bene, io personalmente ho cominciato a fare denunce contro la pubblica amministrazione a IOSA, tu lo sai, siamo arrivati alla 1208ava, quindi ce n'è, nessuno può sminuire il lavoro che abbiamo fatto. Però ecco, voglio dire, anche questo non è ancora, cioè oggi non è più, è già sufficiente rispetto al nulla che c'è sullo scenario nazionale, ma secondo il mio parere invece bisogna andare oltre, e cioè andare a fare, cioè tutta quella azione non violenta ma dissacrante, sminuente e comunque di opposizione non violenta al regime che ci sta oramai risucchiando anche l'anima, non solo il denaro ma anche l'anima, la dignità, l'onore, no, tutte queste cose qua. Leggevo adesso, poco fa, e poi finisco, qualche minuto fa, una lettera di un insegnante, figlio di insegnanti, entrambi i genitori, che scrive a quel testa di cazzo di Giorgio Napolitano e gli dice: stai distruggendo una delle basi su cui si costruisce una nazione, cioè una scuola pubblica, un intendere comune, un insieme di valori condivisi e equamente distribuiti in tutta la popolazione, in tutte le fasce sociali, in tutte le fasce censuarie. Questo è una nazione, fra le altre cose, e tu lo stai distruggendo. Ecco, non proseguire, perché così distruggi la nazione. Ecco, questo era il messaggio, adesso non mi ricordo le parole esatte, ma insomma questo era il messaggio che diceva questo tizio. Quello che, per concludere, insomma, che volevo dire a te è che sono perfettamente concorde nella valutare oramai minimalista questa formula messa in atto da Giorgio e da Giuseppe e dagli altri, Cerchiara e gli altri, insomma, ecco, senza entriamo troppo nel dettaglio. E quindi ecco, noi, la mia intenzione è questa, e gli altri hanno più come punto di riferimento me sono appunto d'accordo con me per cercare di trovare una serie di applicabilità di questo pensiero all'azione. Ecco, quindi ben venga qualcuno che la pensa come me, e quindi era quello che ti volevo manifestare in questo attuale incontro. Ecco. Io ti ringrazio. Io intanto, cioè, non è che mi occupo solo di comunicazione, però capisci, come giustamente hai detto tu, una cosa è organizzare la comunicazione anche all'interno di un'azienda, dove ci sono comunque dei livelli gerarchici, dove c'è chi pensa e chi poi naturalmente porta avanti tutto ciò che si è pianificato, organizzato. O altra cosa è portare avanti una comunicazione in un'aula. Tu hai deciso che cosa comunicare, tu docente, le persone che sono iscritte a quel corso, si inizia un corso e si fa quello che viene chiamato un patto formativo, anche se a me non piace, quindi sappiamo tutti di cosa parliamo. Solitamente tu hai questa gente per minimo 2 giorni, quindi è chiaro che riesci a fare un certo lavoro, a fare anche un feedback,
a trovare aree di miglioramento concreta, perché poi i miei corsi non sono fatti di tante parole, ma se non c'è pratica non serve assolutamente a niente. Questa è la differenza tra la formazione e l'istruzione, e quindi c'è la possibilità di verificare e di incidere anche in maniera evidente in tantissimi casi. E oltretutto tu ricevi un feedback dai tuoi partecipanti, no, da coloro che partecipano al corso. Nel nostro caso il feedback dei commenti non è un feedback, perché spesso questi commenti, come ho detto, finiscono in litigi, nel mettersi sul piedistallo che qualcuno sa più dell'altro. Si fa di tutto ma non c'è la minima azione. E noi, io arrivo a dire questo, stiamo educando la gente alla non azione. Quindi tu da dietro una scrivania stai là a commentare, fai il saputello, in alcuni casi effettivamente persona che è informata, però la tua opera, la tua azione finisce là, capisci? Inoltre io ho anche detto che noi stiamo allevando dei parassiti, sono stato molto chiaro su questo, sono parole forti, ma io me ne assumo tutta la responsabilità, perché caro Orazio, tu da quanti anni porti avanti questa battaglia? Com'era la tua condizione finanziaria quando sei partito? Com'è adesso? Noi non dobbiamo vergognarci di dire queste cose, perché la gente deve sapere che chi ti batte con questo sistema paga in qualche modo, paga, o allora tu ricevi la solidarietà anche da parte di coloro che cerchi di difendere, o se no prima o poi soccombi. Questa è la realtà, è una dura realtà, però ce la dobbiamo dire. Certo, ti racconto sommariamente, è chiaro. Tu mi hai fatto una richiesta, io ti accontento subito perché per me è un punto d'onore. Allora, io ero uno che ho cominciato a lavorare, diciamo, professionalmente nel 1975 e fino al 1990 guadagnavo cifre fra i 250.000 e i 350.000 euro l'anno attuali. Poi a un certo punto ho cominciato a rendermi conto di come stavano effettivamente. Già avevo ampia conoscenza del sistema, perché io ho fatto il 68 e quindi conoscevo bene tutto il sottobosco politico, tutte le vicende non raccontate, i cosiddetti segreti italiani. Io in buona parte li conoscevo, oramai sono stati un po' raccontati in un modo o nell'altro un po' tutti, ma io allora già avevo qualche idea, però non avevo ancora assemblato tutti i tasselli e non mi ero reso conto della modalità di questo schema sovversivo, no? Delle istituzioni e dei diritti dei cittadini. E quindi a partire poi dal 90 ho cominciato a guadagnare sempre meno, fino a che oggi praticamente sono 2 anni che sono disoccupato e quindi non guadagno nulla. Però anche negli anni precedenti guadagnavo abbastanza poco. Questo però, nonostante che anche non tanto tempo fa abbia avuto anche delle buone offerte da parte di aziende che io conosco per avere avuto contatti di concorrenza in passato e che so bene che tipo di lavoro fanno, e quindi anche avendomi garantito dei guadagni interessanti a livello di 50, 70, 80 mila euro l'anno, non le ho proprio prese in considerazione. Perché? Perché oramai io sono su una china che mi porta oramai alla deriva, cioè io non posso più autonomamente decidere, perché ripudierei tutti i sacrifici che ho fatto in questi ultimi 15 anni, anche 20, e quindi sarebbe disconoscere l'animus, proprio cioè il fondamento logico e psicologico che mi ha animato nella lotta contro il regime. Cioè oggi che sto vincendo, oggi che finalmente il regime è al tracollo e che sembrerebbe che sta vincendo la controparte, in realtà
qui è la controparte che controlla il regime, che sta oramai agli ultimi, sta agonizzando ed è agli ultimi sospiri, no? Perché? Perché è un momento di trapasso. È vero che la controparte non morirà, perché è talmente potente, è talmente articolata con i suoi tentacoli nella vita di tutti i giorni in tutto il mondo, che non potrà essere sconfitta, però alcuni di loro sicuramente avranno delle grosse difficoltà e anche probabilmente delle difficoltà di sopravvivenza, anche fisica. Quindi il discorso è, noi ci troviamo, piccola parentesi, ci troviamo in un momento storico che è addirittura di civiltà, cioè noi stiamo facendo un trapasso tipo quello che è successo probabilmente nel 2000, nel 10.000 avanti Cristo, quando la favoleggiata Atlantide o altre realtà che si mitologiche, no? Che però più andiamo avanti e più prendono consistenza, perché anche ultimamente in Turchia sono stati trovati dei ritrovamenti archeologici, delle fondazioni di templi che sono databili attorno al 10.000 avanti Cristo orientativamente, però e quindi questo sta a dire che c'era una civiltà molto più antica di quello che pensiamo noi e probabilmente anche molto più evoluta prima di quella, per una serie di motivi che non è qui il caso di andare a indagare, insomma non è questo il motivo, però voglio dire che nel corso Anche in Messico ci sono state ritrovate comunque, certo. Quindi questa qualcosa sta emergendo anche a livello di archeologia, insomma, per non parlare poi delle città sommerse, delle città sommerse che sono un altro mistero su cui ovviamente si sta facendo poca luce rispetto a quanto si dovrebbe, quindi. Quello che sappiamo. Quindi siamo in una fase di passaggio. Bravissimo. Siamo in una fase di passaggio importante, in una fase di. Sì. No, dicevo, quello che sappiamo noi a livello di conoscenza globale come civiltà su di noi e sulle eventuali civiltà precedenti è molto marginale ancora, quindi la storia è tutta da scrivere e quella che è stata scritta è da riscrivere. Quindi, premettendo questo, noi siamo in un momento di trapasso epocale, non la prima rivoluzione industriale, la seconda rivoluzione industriale o questa la terza rivoluzione industriale, no, siamo alla terza rivoluzione industriale, ma siamo anche a un trapasso di civiltà, perché questa terza rivoluzione industriale ci apporta talmente tante innovazioni tecnologiche che addirittura ci obbligherà ad avere un nuovo tipo di rapporto relazionale con le persone. E parlo, che ne so, della scoperta della manipolazione del DNA, parlo della scoperta e della manipolazione della mente, delle metodologie per la manipolazione delle menti, parlo dei chip inseriti che controllano le persone, parlo di tutte le cose che sappiamo bene, alcuni di noi sappiamo bene ovviamente, e di cui si parla ormai da tanto tempo, e che sono di controllo del clima, siamo arrivati al controllo dei terremoti, eccetera, eccetera, eccetera. O se non ci siamo, ci arriveremo ben presto. Quindi, insomma, ci siamo. Quello che è importante. Ci siamo, Orazio. Ci siamo. Allora, quello che è importante oggi, più che mai, è la ripartizione delle responsabilità delle forme energetiche, della capacità decisionale, della capacità esecutiva di questi poteri enormi che ha assunto l'uomo. L'uomo in questo momento è diventato un dio, è come il dio mitologico dell'Olimpo. Noi possiamo scatenare i fulmini, per esempio, no? Come Giove, oddio, come si chiamava? Non mi ricordo un po'. Giove, come si chiamava?
Vabbè, non mi viene. Ma non importa, non approntiamo anche la mitologia, sennò poi arriviamo a. Per dire, okay. Insomma, che. No, tu hai perfettamente ragione. Dobbiamo scardinare quindi tutti i preconcetti che avevamo e che ci hanno portato avanti per 2000-3000 anni e che ormai sono diventati obsoleti. Quindi. Quelli che mi vengono a raccontare, per esempio, della decrescita felice, sono dei poveri coglioni, perché non hanno capito che c'è una disponibilità energetica, una disponibilità di risorse, di capacità, che l'uomo può diventare davvero un semidio. E quindi doversi ridurre a fare il contadino a raccogliere le rape è un'altra delle dicerie e dei messaggi messi in campo dal potere che vuole il controllo totale su di noi. Quello noi dobbiamo cercare di combattere. Sono d'accordissimo. Capito? Sono d'accordissimo. Terzo. Noi dobbiamo entrare nella nuova società, nella nuova civiltà. Da padroni, tutti gli uomini padroni, non solo una elite, una casta dei Rothschild, Rockefeller, Warburg, Lehman Brothers, Morgan, Stanley e tutti i cazzi. No, noi dobbiamo diventare di nuovo padroni del nostro destino, oltretutto in un momento in cui il destino davvero lo possiamo decidere noi. E questo è il principio, quindi noi dobbiamo conclamare alla gente tutte queste cose che ti ho elencato sommariamente adesso e che fanno parte di un'operazione che Alba Mediterranea deve portare avanti. Questo deve fare Alba Mediterranea, non solo portare avanti il discorso del revisionismo storico, che è importante anche quello che continuano a fare Giuseppe e Giorgio e lo fanno egregiamente, ma dobbiamo andare a proporre le soluzioni per le nuove generazioni, perché andare a rivangare continuamente, a rimestare nella merda, la merda puzza sempre, dalla merda esce ben poco. Dobbiamo invece creare risorse, dobbiamo creare risorse intellettuali, ponendo come basi le conoscenze vere e non quelle mistificate che ci hanno trasmesso negli ultimi 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e che ci hanno imbonito di porcate mistificate per verità, no? Come il pensiero unico, no? Comunista, no? Che se non sei allineato all'idea sei un testa di cazzo, zitto te che sei fascista, mi dicevano all'università nel 68-70, zitto te che sei fascista, a me che sono anarchico, li mortacci loro, e continuano a dirmelo adesso, zitto te che sei fascista, mi dicono ancora adesso, hai capito? Allora finisco, poi la parola. Allora, io sono d'accordo, prego. No, volevo solo concludere, stavo dicendo che noi, ribadire il concetto, dobbiamo, noi di Alba Mediterranea, dobbiamo cercare di portare avanti il progetto di immaginazione, di ideazione della nuova società, proporre delle soluzioni. Questo dobbiamo fare noi, non solo rivangare la merda trita e ritrita. Dobbiamo creare opinioni per il futuro, non lasciare che queste opinioni siano lasciate in mano a quel bastardo di Warren Mosler o dell'MMT o dei grillini o di quant'altri. Tutte persone che probabilmente lo fanno, la base sicuramente è in perfetta buona fede, sicuramente trova delle soluzioni migliorative rispetto alla situazione di merda attuale, ma quella soluzione migliorativa è messa lì apposta da quelli che hanno condotto a questa situazione di merda attuale. La soluzione non la possono proporre quelli che hanno creato lo sconquasso, la dobbiamo creare noi che abbiamo sempre combattuto quelli che hanno creato questo sconquasso. Ho finito, ti lascio la parola. Guarda, tu hai detto delle cose che condivido, assolutamente straordinarie. Che questo sia un trapasso di civiltà è evidente, ma dobbiamo stare molto attenti, perché in questo trapasso, rischiamo di non essere noi i protagonisti. Tu facevi l'esempio della MMT, questo è un esempio molto molto chiaro, voglio dire, no? Abbiamo bisogno della MMT, che non è chiara sotto tantissimi aspetti, che non parla di moneta al popolo, che non parla assolutamente di niente, ma parla di piena occupazione, non si capisce bene in che modo, ma sai, la gente tu la fai lavorare e la... Uno schiavismo, no. Che è diverso. Sì, quindi
Volevo un attimo, qual è la nostra difficoltà? Allora aspetta, intanto sono d'accordo con te che con le parole va bene, ma c'è bisogno delle azioni, e noi di azioni purtroppo non ne facciamo. Io alcune volte proprio mi sento bollire dentro, cioè non ce la faccio a non fare azioni. Cosa facciamo solo con le parole? Stiamo a predicare. Io dico, stiamo sempre a descrivere la corda con la quale ci stanno impiccando. Non mi sembra sinonimo di grande saggezza. Il buonismo, questa forma di comprensione, dobbiamo capire tutto, dobbiamo ascoltare tutti, dobbiamo dialogare con tutti. Io non sono d'accordo, mi dispiace. Noi dobbiamo essere determinati, avere idee forti, portarle avanti con determinazione. Prima o poi la gente capirà, anche perché la situazione ci aiuterà. Ma non possiamo dialogare, stare a fare compromessini ogni giorno, perché nel compromesso tutto si annacqua. Va bene, tutto è il contrario di tutto, ma com'è possibile? L'altra cosa, io vado molto d'accordo con Giuseppe, una persona che stimo, ci mancherebbe altro. Giorgio lo conosco un po' meno, ma ovviamente ognuno di noi giustamente ha la sua indole. Io non sono un'indole, non ho un'indole, se, ripeto, se non c'è l'azione a me non basta, non mi è sufficiente parlare, ho bisogno di fare qualcosa. E come giustamente dicevi tu, da che mondo è mondo, è l'esempio che determina poi l'emulazione, non sono le parole. Le parole sono ormai, anche nella nostra epoca, caro Orazio, le parole non hanno più nemmeno significato, anzi spesso il significato è alterato. Spesso si parla ma non si definisce neanche la parola, quindi stiamo parlando di cose diverse alcune volte. Quindi voglio dire, se questa è una rivoluzione, ma la rivoluzione è già in atto, il problema è se noi riusciamo a prendere questo toro per le corna o se ce lo facciamo sfuggire. È questa la sfida. Perché il cambiamento ormai è in atto e sarà sempre più evidente. Il problema è che se noi riusciamo a guidarlo, a mio avviso rischiamo che ci scappa di mano, proprio per questa coglionaggine che abbiamo nel continuare a parlare, e non prevedere invece delle azioni che, per quanto piccole, ma che comunque siano delle azioni che vanno a rimescolare un po' le carte in tavola. Questo è il mio pensiero, insomma. E nella comunicazione abbiamo delle difficoltà, perché, caro Orazio, noi non abbiamo mezzi, però non abbiamo neanche una comunicazione organizzata. Ognuno si sveglia al mattino e tira fuori la prima cosa che gli passa per la testa. Questa non è comunicazione, allora, è improvvisazione. Quando tu lo sai che abbiamo noi di Arno Mediterranea, io personalmente ho fondato varie associazioni. Una di queste associazioni è stata Rete dei Cittadini, che ha partecipato come gruppo politico alle elezioni regionali del 2010 del Lazio e del 2013. Nel 2010, quando abbiamo strutturato il partito, una delle prime cose, siccome io tu lo sai che ho lavorato 17 anni nelle telecomunicazioni, non a caso, perché ovviamente ritengo che le telecomunicazioni siano un veicolo importantissimo, tant'è che qui stiamo parlando appunto tramite uno dei dispositivi delle telecomunicazioni moderne, che è essenziale per la comunicazione, l'accesso alla possibilità di divulgare un'informazione, un messaggio in maniera quanto più diffusa in base alle capacità di spesa di ciascuno di noi. E quindi so bene cosa sono i protocolli. Quando io lo so, però la maggior parte della gente, probabilmente lo sai anche te ovviamente, ma la maggior parte della gente non sa cosa siano i protocolli, non ha proprio idea. E allora, quando io insieme ad altri, una decina eravamo di rappresentanti di vari movimenti che si fondevano in Rete dei Cittadini, quando appunto battevo molto in quei giorni sul fatto che occorreva mettere appunto un protocollo, questi mi ridevano. No, non mi dicevano che ero fascista, perché ero uno di loro, ovviamente, stavo fondando, però mi snobbavano, no? Mi dicevano, ma guarda adesso, stronzo, ma che cazzo, pensiamo al programma, no? Al programmino, no? Il programmino che vuoi mettere, le stesse cose che ti dicono tutti, no?
cioè la differenza la fai nell'azione, nel modo, io l'ho detto tante volte, l'ho detto pure a te, nel modo in cui si svolge l'azione, perché non basta raggiungere l'obiettivo, perché l'obiettivo lo può raggiungere pure mio pronipote, no, non mio nipote, mio pronipote, fra 100 anni, ma il modo in cui lo raggiunge è importante per quello, nel momento in cui si arriverà a quel punto, al raggiungimento dell'obiettivo, il modo in cui tu l'hai raggiunto determinerà il senso del raggiungimento e il valore e la quantificazione di quel sacrificio, di quella impresa che tu hai svolto. Perché una cosa è farlo in maniera superficiale, diciamo opportunistica, no? E commercialistica, come ha fatto per esempio Cristoforo Colombo, no? Che voleva semplicemente aprire una nuova rotta commerciale, no? E un'altra cosa sarebbe stato se avesse fatto, che ne so, un'azione di non violenta, di portare la civiltà europea ai Maya, agli Inca, agli Aztechi, no? Lì avrebbe avuto un senso. Invece no, che cazzo abbiamo fatto? Noi siamo andati lì e ne abbiamo ammazzati subito 25 milioni, tanto per gradire. No? Un po' morti per le malattie che noi gli abbiamo portato, e un po' morti proprio perché abbiamo ammazzati, no? Ma non noi, chiunque, noi in particolare i gesuiti, non ce lo scordiamo mai, in particolare i gesuiti, capito? Quindi questo per dire, insomma, che noi dobbiamo avere un approccio organico, no? Ad esempio, noi sappiamo bene che i vari gruppi sovversivi che esistevano negli anni 70, 60-70, avevano un loro protocollo di comunicazione, ma non per caso, loro ce l'avevano perché dovevano essere occultati, no? Non dovevano essere come la massoneria, no? Una cosa del... Noi non abbiamo nessuna necessità di nasconderci, noi dobbiamo, ovviamente siamo alla luce del sole e dobbiamo rimanere sempre alla luce del sole, ma pure se rimaniamo alla luce del sole abbiamo bisogno di un protocollo, perché se no andiamo negli atteggiamenti ridondanti, nel surplus di informazione oppure nella carenza di informazione, non sai se quel tizio lì è arrivato l'informazione o no, quindi deve avere un feedback, deve avere, ecco il discorso della comunicazione, prima di tutto fra di noi, un coordinamento continuo fra di noi, un messaggio giornaliero, per esempio, di aggiornamento sulla situazione del nostro gruppo, no? Dei nostri addentellati, dei nostri supporters. Questo è quello, diciamo, il primo gradino. Dopodiché, tutte le modalità per creare una serie di strumenti e di modalità di uso e di modalità di protocollo di ogni genere per mettere a punto la comunicazione massima, perché come hai detto te, noi non possiamo, magari un giorno, io per esempio adesso sono stato impegnato perché stavo facendo dei lavori qui a casa per una ventina di giorni e non mi ha sentito nessuno, ma Giorgio mi ha chiamato ieri, mi ha detto, ma che pensavo che ti avevano arrestato, capito? Poveraccio, capito? Perché non mi sentiva più, io ero impegnato, quindi, però se c'è un protocollo da rispettare o che sei impegnato o no, magari mandi un messaggio e dici, oh guarda che io sono impegnato questi giorni, non tenete conto di me, come si fa in qualunque struttura organizzata, in un'azienda. Noi dobbiamo cominciare a pensare non di essere un'azienda, perché io sono contrarissimo a quel tipo di disciplina verticistica che c'è in azienda, però un qualcosa del genere, cioè in ogni azienda o in ogni struttura c'è un responsabile, c'è un settore di cui si occupa questo responsabile, c'è una particolare metodologia che si mette in atto per curare quel determinato settore. Questo dobbiamo cominciare a fare, perché se no rimaniamo solo un gruppo d'opinione, un Demetra à Pansé, no, che hanno anche magari delle belle idee, hanno delle belle soluzioni, però alla fine tu, guarda, io per esempio, durante l'arco della giornata faccio di tutto, allora, nel senso, mi metto davanti al computer e poi c'è chi mi scrive perché c'ha problemi con Equitalia,
quelli che hanno problemi con le banche, loro mi chiedono le consulenze e io gli mando l'email, io gli mando le informazioni. E poi c'è quello che dice: ma io mi vorrei iscrivere al gruppo, come devo fare? Perché non si capisce bene. Nell'arco della giornata, cioè, poi ti arrivano si testa di cazzo come prima, no? Che vuole fare il supporter dell'Ebedino di Firenze, no? Ma io dico: ma come? Che vergogna! Non con che faccio, ma con che vergogna. Ho letto. Ecco, questa è la situazione. No, quindi, quest'ultima. Dobbiamo cercare di organizzare. Quest'ultima parte la condivido totalmente, guarda, quando parli di organizzazione, quando parli di comunicazione, quando parli di un gruppo organizzato, ma la cosa importante, è vero che l'organizzazione aziendale è verticistica e effettivamente le persone svolgono quello che svolgono perché gli viene dato uno stipendio, quindi sostanzialmente questa è la motivazione, che la motivazione alla realizzazione del lavoro ormai è scomparsa, quindi voglio dire. E noi dovremmo avere in più una motivazione, cioè il sapere che cosa stai facendo e perché lo stai facendo, non c'è bisogno nemmeno che ti debba spronare nel portare avanti. Mentre invece, caro Orazio, molte volte noi ci troviamo di fronte a gente che finché c'è da parlare vogliono parlare tutti, quando c'è invece da fare magari si comincia a diventare, ci si guarda in faccia, siamo molto meno. Cominciare a uscire anche da questi equivoci. Nel momento in cui tu entri in un'organizzazione devi essere responsabile, che significa essere un essere umano adulto, non più un bambino, capisci? Perché allora, il problema che abbiamo è che siamo in una società dove l'adulto o la figura dell'adulto veramente è ormai scomparso. L'adulto è colui che si fa carico di responsabilità, questo è l'adulto sostanzialmente. Non basta che lo dice, le deve affrontare queste responsabilità. Io sono andato sotto processo almeno una 20-30 volte, ho perso il conto oramai, e come vedi sono ancora qui, perché mi hanno portato, anche adesso c'è un processo per diffamazione contro il mio sindaco, è la terza udienza adesso. Sì, lo so. Quindi, cioè, se c'hai la giusta convinzione e la giusta consapevolezza di quello che sei e quello che hai fatto, non devi aver paura di niente, non ti può succedere niente io non ho mai fatto del male a nessuno, nel senso che intenzionalmente non ho mai aggredito nessuno, ma quando sono stato aggredito ho fatto molto male, non male, molto male. Capito? Stavo vedendo stamattina. Certo. Allora ti racconto questa perché per capire con chi parli, un briciolo di più perché ci conosciamo, ma insomma. Allora, erano 20 anni che avevo il mio studio era di circa 12 metri quadri più o meno. Ero arrivato al punto che c'avevo le scartoffie, i fascicoli fino al soffitto e non c'entravo più, cioè c'era un passaggio per entrare alla scrivania davanti al computer e poi basta, in due non c'entravi. Allora ho detto, io c'avevo il garage a fianco a casa, io c'ho l'ingresso a fianco il garage, insomma era lì che lo usavo come magazzino, depositi, ripostiglio, no? Ho detto, ma sai che ti dico, chiudo il garage che tanto non ci faccio nulla e lo accorpo a casa e ci faccio lo studio. Siccome non c'ho una lira, ho detto, però le mani ce l'ho, le capacità tecniche ce l'ho, gli attrezzi ce l'ho e faccio il progettista, ideatore, solutore, consulente del lavoro, consulente della sicurezza, consulente del cazzo che vuoi te, e poi faccio pure il muratore e poi faccio pure l'elettricista, faccio pure il falegname, eccetera, eccetera. E quindi è 20 giorni che sto lavorando qui, adesso vedi che c'ho ancora, vedi dietro, lo vedi qua? Qua dietro, c'è un muro scostato qua, ecco. Beh, lì ancora non ho finito, c'è qualche cosa da fare. Però adesso finalmente sto nell'ex garage che è diventato studio ed è di quasi 40 metri quadri. E finalmente, ecco, questo per dirti che se aspettavo, perché continuavo a dire vabbè aspettiamo che c'ho qualche soldo così facciamo i lavori, no? Non ne potevo più, ho detto no, cazzo lo devo fare adesso. Capito? Ecco, questo per dirti che io sono fatto così. Cioè io alla fine se c'è da fare, come si dice, da spalare la merda con le mani, lo faccio. Capito? Non è che mi creo problemi.
Però quando verrò a trovarti, farò una supervisione ai lavori. ti faccio vedere, guarda, allora, amplificatore, Madonna, amplificatore della chitarra, cassa, attaccapanni, scrivania, cioè libreria, fino in fondo lì c'è un cartone pieno di cavi, gavetti e cazzi vari, scrivania, libreria, vedi c'ho il carrello ancora per portare la roba là al centro con i miei manici, computer, poi scartoffie, lì c'ho tutta la parte tecnica, vedi che c'ho 6 computer, partendo dal basso non si vedono quelli in basso, là sopra se ne vede uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stampanti, e poi cazzate varie, le finestre che ho montato, aspetta, e poi qui c'ho i divani da sistemare ancora, vedi che c'ho tutto da sistemare, qua c'ho il computer, senta che non si vede, ecco il computer, quello è il server, e poi c'ho il monitor, cioè, questo per dirti come sto ancora combinato, ma rispetto a come stavo combinato prima, troppo bene. Aspetta che mi è scattata una foto, ecco, rimetto a posto. No, non sapevo che tu suonassi la chitarra, siccome la suono anch'io, magari porto la chitarra, ci passiamo anche una suonata, no? Non lo sapevo che suonassi la chitarra. Allora, io suonavo il basso in un gruppo, uno dei 10-15 gruppi più forti a Roma negli anni 60, Eravamo il gruppo di Sprato. Allora, eravamo il gruppo che accompagnava Isabella Biagini quando cantava, te la ricordi Isabella Biagini? Sì, la ricordo. E poi abbiamo fatto la bionda, no? La bionda. È una strafiga. E adesso chiedere l'elemosina, poverina. Ma sul serio, eh? Sì, cocainomane strafatta, poveraccia. E poi noi facevamo da gruppo di spalla i Dick Dick, Camaleonti, che ne so, Delfini, abbiamo suonato tante volte con Maurizio Degnutata, insomma eravamo, abbiamo fatto il primo pop fest. L'Equipe 84, no, anche no, gruppi del tempo. No. Ah, i cosi. L'Equipe 84, no. No, abbiamo fatto il primo pop festival qua, che si fece a Roma, non so se era il primo in Italia, forse no, comunque uno dei primi pop festival in cui eravamo una quindicina di gruppi e noi eravamo lì, insomma, ecco, e ho suonato al Titan, al Pipe pure un paio di volte, insomma eravamo un buon gruppo, ero un discreto bassista. Bene. Allora ci dobbiamo assolutamente trovare qualche volta. Senza disperderci, ma mettere in piedi veramente qualcosa di importante. So che tu hai scritto quel libro, l'editore l'hai trovato? Anzi, ne hai scritti tanti, però l'ultimo è veramente importante. L'editore per la cambiale sociale l'hai trovato? Allora, un amico che si è detto disponibile, tipografo, a stamparmene delle copie, l'ho trovato. Non so se l'abbia più abbia fatto qualcosa, che non lo sento più da una decina di giorni col fatto che ero impegnato, anzi mi hai ricordato che devo chiamarlo. L'altra cosa è che c'è l'editore del Borghese, dove ho scritto qualche volta degli articoli, adesso ultimamente no, perché sono stato appunto preso da varie cose, che mi ha detto che mi pubblicava il libro in formato ebook, quindi vediamo anche lì che succede, anche lui devo chiamarlo adesso per sentire. E però ti volevo dire, ecco, una delle cose, azioni diciamo di rappresentazione della propria idea, del proprio messaggio, ne ho parlato prima accennando ad un argomento diverso, ma era perché poi volevo arrivare a questo punto, poi abbiamo parlato di tante altre cose, ma il punto di arrivo di quella premessa era questo, e cioè ho parlato del decadimento della scuola sociale, della scuola pubblica italiana. Beh, noi dobbiamo andare, e si può fare legalmente, noi possiamo andare a fare
corsi di formazione dentro le scuole. La mia intenzione è quella, fare noi, proprio noi persona, io, Elia, Giuseppe, Giorgio, eccetera, tenere dei corsi dentro le scuole medie e superiori. Se siete d'accordo, io già da domani comincio a girare. Molto interessante, sì. Che dici? Molto interessante, veramente, sì, sì. Anche perché noi stiamo pensando a diffondere le informazioni tra gli adulti, mentre manipolano già i ragazzi nelle scuole, capisci? Esattamente. Per cui è un po' un controsenso. Esattamente. Capito? Qui ormai siamo arrivati al punto in cui i ragazzi non hanno più nessun riferimento né morale, né storico, né ideologico, né filosofico, né esperienziale, né familiare, né di qualunque altro genere per crearsi una opinione reale, concreta, fondata, a prova di feedback. Come dicevi te, no, cioè questi hanno una illusione, vivono in una illusione, in una follia, in un'Arcadia dove tutto è buonismo. Non hanno capito un cazzo questi, cioè col buonismo quelli che si sono fottuti tutto. Chiaro. Guarda, io ho avuto un'esperienza di formazione nelle scuole. Mi hanno chiamato la direttrice, pensa un po'. Com'è? La direttrice molto responsabile. Che diceva che questi ragazzi hanno anche problemi di comunicazione in famiglia, con gli amici, insomma sono conflitti che a quell'età ci sono, e mi aveva avvertito, mi aveva detto, guardi dottore, che comunque non sono attenti, sono svogliati. Io invece, Orazio, ho trovato tutt'altro mondo, ho trovato dei ragazzi che tu parli il loro linguaggio, li fai partecipare, erano attentissimi, pensa che quando arrivavo mi aspettavano, mi guardavano dalla finestra e venivano ad aspettarmi, perché non vedevano l'ora che io arrivassi per parlare con loro, per fare questi corsi, capisci? Quindi questi ragazzi non è vero che non ascoltano, è vero che sono stanchi di un certo tipo di scuola, sono stanchi di alcune cose, ma se tu gli parli la loro lingua e gli fai capire che quello che gli stai dicendo serve ad aprire gli occhi e a farli guardare questa realtà con altri occhi e gli dai degli strumenti, guarda, c'è un'attenzione incredibile. Io ho fatto questi corsi per 3 anni di seguito, con grandi risultati e con grande orgoglio di averlo fatto, guarda. Quindi sono d'accordo, è una delle cose più belle che possiamo fare. Che corsi facevi? Ma io facevo un po' di corsi di comunicazione, però li adattavo a loro, eh. Però mentre facevi i corsi di comunicazione gli infilavi anche qualche altra cosettina, quindi è evidente, no? Non devi appesantire. Certo. Ogni tanto lanci qualcosa in maniera che siano loro a farti la domanda, quindi solo lanciare lo stimolo, poi vedi se lo raccolgono, a quel punto là è una loro richiesta e quindi sono più pronti ad ascoltare rispetto alla predica classica che si sentono fare sia a casa che nella scuola, capisci? Perché questi ragazzi ormai sono indottrinati. È proprio questo, cioè noi dobbiamo fare calarci in una diciamo scendere dal piedistallo e calarci in mezzo a loro e essere come qualcuno di loro che però ha più esperienza e che ha più conoscenza e che Bravo. Quindi glielo vuole trasmettere, ma uno che sia da loro recepito come uno uguale a loro, solo così riesce a dare il massimo di permeare al massimo la loro coscienza, la formazione è questa. La formazione è questa, non è insegnamento. La formazione è metterti nella condizione di porti delle domande, ovviamente è tutto strutturato, e di farti riflettere, di farti porre delle domande, di metterti in una certa situazione e vedere che cosa succede. E questa è la formazione, non è istruzione, capisci? Quella che era la scuola greca. Enorme. I peripatetici, ad esempio, i peripatetici non erano i froci, erano quelli che andavano comunemente fra allievo e discepolo passeggiando sotto i portici, perché era quello il peripatos, il portico, e camminando parlavano, dialogavano tra di loro e il maestro trasmetteva
cognizioni, trasmetteva messaggi, trasmetteva informazioni, ed era uno che camminava nella vita insieme a loro, non sopra di loro o davanti a loro, ma insieme a loro. Noi dobbiamo fare questa operazione qui, cioè insieme a questi ragazzi incominciargli a far capire che il mondo è diverso da quello che loro conoscono e che il mondo potrebbe essere molto diverso da quello che è attualmente. Scusa, allora io ti ringrazio di questa bella chiacchierata. Magari ci sentiamo nei prossimi giorni, vediamo di concordare qualcosa, ma questa idea di cominciare a entrare nelle scuole la trovo assolutamente importante, anzi guarda, è quasi una priorità, perché altrimenti le generazioni che verranno si troveranno col culo per terra, che non sapranno nemmeno orientarsi, ma non per loro responsabilità, perché ci mancherebbe altro, ci sono tanti giovani che sono intelligenti ma vengono continuamente manipolati, questa è la realtà. E per quanto riguarda altre cose, io sono aspetto di questo libro, sinceramente, questa cambiale sociale, che è una cosa che se conosciuta potrebbe veramente rivoluzionare, allora, se conosciuta. Purtroppo anche su questo abbiamo difficoltà di comunicazione. Ti dico una cosa incredibile. Un mese fa, più o meno, mi contatta tramite, non so se email o Facebook o qualcosa di genere, una signora che mi dice: guarda, io sono pensavo che chissà dove eravate, ma vedo che tu addirittura sei a Formello. Dice: sai, io sono più vicino, ti dispiace se vi vengo a trovare a una delle prossime riunioni e poi così vi capisco meglio e vi posso, diciamo, sentire anche un attimo se siete affini a quello che penso io e quindi magari dare un contributo, eccetera. Ho detto: guarda, nessun problema. Dice: io sono a Bracciano. Dico: guarda, allora se sei a Bracciano non c'è bisogno che aspetti la prossima riunione, vieni direttamente e parliamo io e te, magari convoco qualcuno. E insomma, quel giorno lei solo, perché Giorgio aveva degli impegni, Enrico anche, cioè, e insomma è venuta qui. Insomma, questa è la sorella di uno dei più grossi finanzieri, e non dei finanzieri della Guardia di Finanza, ma dei finanzieri, quelli che hanno i soldi, italiani. Non ti dico il nome per qua, ovviamente, no, lasciamo, certo, essere divulgato, no, ma in separata sede poi ti dico chi è e tu rimarrai a bocca aperta. Cioè, quando ti dico chi è, rimani a bocca aperta. La sorella del più grosso finanziere italiano. Di uno dei più grossi, non il più grosso. E da te cosa voleva Orazio? Voleva sapere quello che stiamo facendo noi, voleva sapere, capire, vedere, perché lei aveva capito già per fatti suoi, essendo una che si occupa anche lei culti orientali, di discipline esoteriche, queste cose qua. Perché? Perché anche lei anche a lei non abbassava questo mondo del cazzo consumistico. Voleva qualcosa di più, che cercava nel trascendente, nel mistico. Invece no, non c'è bisogno di andare nel mistico, in un mondo giusto, in un mondo equilibrato, non c'è bisogno del misticismo. Come era nel tempo greco classico, gli dei erano antropomorfi. Perché? Perché in fin dei conti l'uomo stava bene. E il Dio era la rappresentazione delle varie metamorfosi dell'animo umano, delle varie, diciamo, delle varie sfaccettature dell'animo umano, delle varie fobie, perversioni, manie, eccetera, no? Ma sostanzialmente l'uomo stava bene, era in un ambiente equilibrato, dove c'era un giusto rispetto per la natura, per l'ambiente, per l'altro, l'ospitalità greca, no? Sappiamo, cioè, tutte le varie cose, insomma, che oggi si sono perse. Tu vedi una persona sconosciuta, chiudi la porta di casa, non gli dici buongiorno più. Fino a 50 anni fa mio nonno mi insegnava che quando io ero ragazzino, quando vedevi una persona per strada, chiunque fosse, lo dovevi salutare. Te lo ricordi o no te? Sì, me lo ricordo, certo. Cioè, certo, adesso certo. Vedi una persona per strada e uno si gira da una parte e l'altra quando ti incroci.
In ascensore non dici più vaffanculo, e stai in mezzo metro quadro, giri lo sguardo. E che cazzo? Noi siamo uomini, siamo fatti per essere sociali, siamo esseri sociali. Ci hanno fatto perdere anche questa nostra, hanno fatto fare la mutazione genetica attraverso l'inculcazione mentale e la manipolazione mentale. Cioè non è possibile. D'accordissimo, d'accordissimo, d'accordissimo con te su queste cose, guarda, sono stra d'accordo con te. Allora facciamo così, dai, ci sentiamo nei prossimi giorni, che siamo già un minuto, a un'ora e un minuto di video. Tanto questo lo carichiamo, che se ne frega. Qualche cosa anche di. Guarda, qualche stimolo c'è all'interno. Sono convinto che ci avrà un bel successo, perché quello che abbiamo detto noi coinvolge molto di tutti quanti noi, molto, molto dell'animo umano. C'è dentro quello che abbiamo detto noi oggi, adesso, c'è dentro l'animo proprio nel suo complesso, cioè l'essenza dell'uomo, della capacità di voler bene, della capacità di volere anche il bene dell'altro, non solo del proprio bene. Io non lo so, sarò malato, non lo so, in questo contesto generale. Io mi ricordo, e ti faccio questo esempio e chiudiamo, c'ho un bellissimo esempio. Ho scritto un piccolo un pamphlet, una cosetta così, insomma, alcune pagine, già parecchi anni fa, in cui racconto questo episodio. Cioè, quando io ero piccolo, abitavo in campagna, parlo di quando avevo 3, 4, 5, 6 anni, così, no? E c'erano questi eventi periodici, come per esempio la mietitura, la vendemmia, la semina, eccetera. Allora non c'erano i negri che arrivavano a raccogliere i pomodori, noi andavamo a cogliere i pomodori perché le macchine ancora non c'erano, e si faceva la raccolta in 40-50 persone, cantando, facendo le colazioni. Noi e i bambini andavamo a prendere il vino in cantina fresco e lo portavamo agli uomini e alle donne che raccoglievano i pomodori. Quella era la vita vera. Quella è una vita onesta, sincera. Quella fatta in comune, quella anche dello striscio, della piazza, del corso avanti e indietro a parlare di cazzate. Quella è la vita dell'uomo. Non davanti al computer e basta. Guarda, so di cosa parli, perché anch'io sono nato e cresciuto in un contesto del genere, sono figlio di contadini, quindi so perfettamente di cosa parli. So di cosa parli quando dici la mietitura, la trebbiatura, i raccolti, la vita secondo le stagioni, la solidarietà che c'era. Cioè, me le ricordo tutte queste cose, ed effettivamente mi ritrovo in un mondo che di umano non c'ha più niente, perché abbiamo perso l'umanità, l'abbiamo realmente persa, ce la siamo fatta portare via, anzi, più che l'abbiamo persa, ce l'hanno portata via gradualmente, giorno per giorno, ci ritroviamo in un mondo inumano, dove effettivamente non c'è più nessun rapporto, dove tutti hanno fretta, dove ognuno ha tanti problemi, si chiude nel suo, e non c'è più nemmeno la socialità, la spontaneità della socialità, perché quella socialità che oggi è diffusa è una falsa socialità, no, è una socialità di facciata, ipocrita. È un volontariato a pagamento, perché i volontari lì che dicono che sono 4 milioni di volontari, in realtà sono persone che vanno lì a lavorare a pagamento, non... Poi lo so. C'è anche qualche volontario, no? Qualche scemo in mezzo c'è, ma tanti guadagnano dei soldi per fare quel lavoro. Soprattutto guadagnano dei soldi le ONG, quelli che vanno a dare aiuto nei centri di raccolta e così via, no? Che hanno tutto l'interesse che arrivino i negri, no? Per dare loro il lavoro, no? Cioè, io dico... Allora, quello di istituzionalizzare l'aiuto è stata un'altra cosa, è un altro passaggio importante, certo. Perché ci hanno fregato anche in quello. Certo. Una volta l'aiuto era spontaneo, certo. Non c'era bisogno delle banche, perché se qualcuno era in difficoltà c'erano comunque vicini, gente che si conosceva, ci si aiutava. Ci hanno portato via tutto e ce lo siamo fatti portare via, senza capirlo, come cretini. Guarda, veramente, veramente qualcosa, se ci pensi è una roba da mordersi le mani, porca miseria. Va bene, dai, se no lo facciamo durare troppo questo video.
è di una crudezza, di una cattiveria, di una volgarità quello che è stato fatto, che ci ha portato via la dolcezza dell'essere, la dolcezza del vivere. Cioè non ci abbiamo più avuto da allora quel rapporto dolce fra persone, ma non solo fra persone, amici, ma fra le persone in generale. Il rapporto di, certo. Allora io ti dico solo questo, che a casa nostra la porta era sempre aperta, sempre, non c'era mai nessuno che venisse a rubare, perché non c'era motivo di rubare. Se c'era qualcosa in più si divideva con gli altri. Certo, va bene, dai, ti ringrazio, ci sentiamo nei prossimi giorni, grazie ancora Orazio, credo che sia veramente, chi ha voglia di vedere questo video, credo che sia un'oretta di riflessione, perché noi non è che stiamo dicendo chissà che cosa, credo che sia puro buonsenso, insomma, cosa di cui abbiamo perso anche le tracce ormai. Grazie Orazio, buona serata. Grazie a te, ciao, buona ciao. Serata. Ciao.